E allora, ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di poesia e in particolar modo di figure retoriche. No, no, per carità, non cambiate canale, perché cercherò di inquadrare le figure retoriche con le canzoni italiane che hanno dato molto lustro proprio alla nostra grandissima nazione. E allora, pronti? Cominciamo! Vai! Per molto tempo la poesia e la canzone hanno viaggiato veramente lungo binari, potremmo dire paralleli, poi però si sono incontrate, secondo me a partire soprattutto dagli anni 60 in poi, quando veramente dei testi raffinati sono diventati vere e proprie poesie, arte, letteratura. Ne è un esempio e non è un caso, secondo me, nel 2016 è stato attribuito il premio Nobel proprio a Bob Dylan. Insomma, per dire che la musica, la letteratura, la canzone e la poesia possono essere la stessa cosa. Beh, possiamo dividere le figure retoriche in tre gruppi. C'è il gruppo naturalmente delle figure retoriche di suono, le figure retoriche di ordine e le figure retoriche di significato. Andiamo con ordine, scopriamo quindi le figure retoriche del suono. E allora, ed ecco via voi la definizione delle figure retoriche di questo gruppo. Sono tutte quelle figure retoriche relative alla fonetica, cioè al suono delle parole. Ne sono un esempio l'allitterazione, l'onomatopea, la consonanza e l'assonanza. E allora, cominciamo con l'onomatopea. Nel 1966 Adriano Celentano cantava nella canzone Il ragazzo di Avergook così. Vai. E sentirò un amico treno che fischia così, passano gli anni, ma 8 sono lunghi. Oppure Edoardo Vianello nella sua famosissima Batussi nel continente nero. Nel continente nero, Barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, Barabonzi bonzi bo. ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti falli. Beh, spero che sia chiaro. Tra l'altro all'epoca si poteva dire negri, oggi no, no, è offensivo. Beh, facciamo degli esempi anche poetici. Andiamo per esempio ad affrontare questa poesia. Nei campi c'è un breve gre-gre di ranelle. Giovanni Pascoli. Oppure lo sciabordare delle lavandare, sempre Pascoli in lavandare, in questo caso siamo di fronte ad una onomatopea impropria. Insomma, andiamo a vedere la definizione proprio di questa figura retorica, l'onomatopea. Beh, l'avete capito anche voi, questa figura retorica riproduce con dei suoni linguistici quello che è il rumore e il suono di un oggetto o di un soggetto. Bene, la figura retorica della consonanza ce la spiega quel mattacchione di Enzo Iannacci che nel 1980 cantava così. Beh, perché ci vuole orecchio? Andiamo a vedere alcuni esempi di assonanza e consonanza nella poesia, Montale e Pascoli. In questa poesia di Montale possiamo vedere come abbaglia, meraviglia, travaglio, muraglia e bottiglia abbiano tutto in comune la GL. Naturalmente l'assonanza possiede lo stesso andamento della consonanza, tranne che i punti di riferimento siano le vocali, in questo caso per esempio frasca e rimasta, dove l'assonanza sta proprio nella vocale A. Nella vita ci vuole definizione e quindi diamo la definizione di queste figure retoriche. In questa figura un insieme di suoni eseguiti simultaneamente provocano un effetto a volte gradevole, a volte sgradevole, a seconda di quello che è desiderato dal poeta. Per l'allitterazione scomodiamo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Ha un po' di difetto di pronuncia con la S, e allora lui che fa? Scrive un testo pieno zeppo di S.
Alliterazione. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti. Alliterazione nella poesia? Beh, scomodiamo addirittura il sommo poeta Dante e Petrarca. E caddi come corpo morto cade. Oppure, venivi di vici. Citazione di Gaio Giulio Cesare. Beh, andiamo con ordine, quindi diamo la definizione di alliterazione. Eccola qui. Con questa figura si ha la ripetizione di alcuni suoni proprio uguali o simili al fine di memorizzare o dare maggiore ritmo alla poesia. Bene, per ora è tutto, hai capito e compreso? Se no riascolta, ripassa, ci sono le attività di comprensione. Naturalmente sono obbligatorie per i miei alunni, perché se ascolto dimentico, se guardo ricordo, ma è veramente se faccio, allora sì che capisco. Quindi mettiti sotto. Ciao! Ebbene, ci vediamo al prossimo video che riguarderà le figure retoriche di significato. Continua a seguire questa playlist. Ciao! Ah, dimenticavo, scegli la tua canzone, in descrizione hai tutti i link.